La sanità parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara. Ben ritrovati all'ascolto della Sanità Parla con te, il programma di Radio Dolce Vita realizzato in collaborazione con le nostre aziende sanitarie provinciali. Tutti i lunedì alle 12.10 e in replica il giovedì alle 19.10 incontriamo i professionisti e le professioniste delle nostre aziende sanitarie. Oggi è con noi la dottoressa Antonia Maria Guglielmin, che è la direttrice dell'unità operativa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della nostra azienda sanitaria locale. Buongiorno dottoressa Guglielmin, grazie per essere con noi oggi. Buongiorno a tutte e a tutti. Tutti, vi ringrazio per questa opportunità. Oggi parleremo con la dottoressa Guglielmin di un tema che è sicuramente attuale, che è quello della prevenzione degli infortuni sugli ambienti di lavoro derivati dall'eccesso di temperatura, dall'eccesso di calore. Il tema della prevenzione degli infortuni in presenza di queste ondate di calore che non ci stanno lasciando ormai da troppo tempo, diciamo che è assolutamente di attualità ed è talmente rilevante comunque, è tale da aver fatto emanare anche dalla nostra regione un'ordinanza che vieta il lavoro dalle 12.30 alle 16 in alcuni ambiti lavorativi che sono i cantieri edili e le affini, le aziende agricole, florovivaistiche, qualora vi sia un'esposizione prolungata al sole e qualora vi sia, accedendo al sito Work Climate, una qualificazione del rischio come rischio alto. Questa è solo, diciamo così, una azione che è stata intrapresa dalla nostra regione, ma così come quest'anno da tantissime altre regioni, ad oggi sono 15 le regioni che hanno emanato delle ordinanze in questo senso, che tendono a cercare di limitare in quelle che sono le situazioni lavorative all'aperto, ritenute le più pericolose, quelle maggiormente in grado di determinare dei colpi di calore o comunque delle manifestazioni molto gravi alla salute dei lavoratori legate proprio alle situazioni di cui stiamo parlando. In realtà il tema della prevenzione del rischio da colpo di calore o comunque degli effetti sulla salute dei lavoratori legati proprio al caldo umido, non solo all'aperto ma anche all'interno dei luoghi di lavoro in generale, è qualcosa che è già presente, che deve essere comunque valutato da parte dei datori di lavoro. La necessità di una valutazione del rischio anche per questi aspetti in questi ultimi anni si è sempre più fatta sentire, quindi la necessità di verificare quali siano le condizioni di lavoro del proprio personale in termini anche di attività faticosa, di dispendio energetico, in relazione proprio alle condizioni climatiche e microclimatiche, la necessità di mettere a punto delle misure tecniche, ovvero la necessità di determinare una maggiore ventilazione all'interno dei luoghi di lavoro, di privilegiare magari delle deumidificazioni, di abbassare le temperature anche con l'utilizzo di climatizzatori, oppure di, qualora ci siano anche delle sorgenti di calore interna legate all'attrezzatura, agli impianti, di delimitare in qualche modo, di assorbire il calore che viene emesso da essi, rappresenta una delle misure nel caso di lavoro all'interno degli ambienti chiusi che devono essere valutate, programmate e adottate all'interno dei luoghi di lavoro. Naturalmente questo non è sufficiente ed è necessario anche agire dal punto di vista delle misure organizzative. La tipica misura organizzativa che viene in mente, che è qualcosa che deve essere adottata e che purtroppo ancora non vediamo essere adottata sia all'interno dei luoghi di lavoro esterni, che è l'aspetto più eclatante, tant'è che è intervenuta anche un'ordinanza per alcune specifiche attività, ma anche all'interno dei luoghi di lavoro al chiuso, è quella della rideterminazione degli orari di lavoro. Rideterminazione degli orari di lavoro che tendano a privilegiare le ore più fresche della giornata, escludere dall'attività lavorativa le ore centrali della giornata, ci stiamo sempre più spostando verso il pomeriggio, il tardo pomeriggio e la fine giornata. Misure organizzative che sono anche rappresentate dall'introduzione di pause all'interno dell'orario di lavoro, di pause che noi diciamo sempre è bene che non vengano lasciate
esclusivamente alla, diciamo così, alla volontà del lavoratore. Certo, se il lavoratore comincia ad avvertire un senso di vertigine, di mancamento, eccetera, è bene che gli sia data la possibilità e che venga prevista la possibilità di sfermarsi, di sostare, ma deve essere comunque in qualche modo normato e definito un sistema di pause durante la stagione estiva che sia tale di consentire il ristoro del lavoratore, che sia che lavori all'esterno, in particolar modo quando lavora all'esterno sotto l'azione diretta delle radiazioni solari, ma perché no anche all'interno dei luoghi di lavoro quando si vengono a creare delle condizioni microclimatiche molto pesanti che devono essere inserite all'interno della valutazione del rischio. Ovviamente altre misure sono invece quelle proprio le misure legate all'adozione di dispositivi di protezione individuale, penso ad esempio all'esterno i copricapo, ad esempio i copricapo che coprano anche la nuca, ne siamo abituati a vedere nei film degli esploratori, Indiana Jones eccetera, con questi prolungamenti nel collo eccetera, ispirarsi a questo esistono attualmente e quindi la necessità di coprirsi, poi anche la necessità comunque sempre dal punto di vista organizzativo e procedurale di fornire bevande fresche, eventualmente in relazione proprio al consiglio del medico competente, all'interazione con il medico competente aziendale, dei sali che integrino la perdita di sali che comunque abbiamo con il sudore. Quindi diciamo tutta questa parte, che è la parte di valutazione del rischio, di adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali, di messa a disposizione anche di dispositivi, è qualche cosa che sempre più è bene, obbligatorio anche, però insomma se parliamo nell'ambito della prevenzione non parliamo di obblighi, ma proprio è necessario che all'interno delle aziende si faccia un ragionamento e si definiscano queste misure, ma anche si traccino, si scrivano. Un aspetto anche importante che è presente all'interno delle linee guida della Regione Emilia-Romagna, ma direi non solo, insomma, in relazione proprio alla prevenzione dei colpi di calore e delle manifestazioni da caldo, è anche quella di individuare, e naturalmente questo lo possiamo fare nelle aziende più strutturate, più grandi, ma anche nelle aziende agricole, dove c'è il lavoro nei campi oppure nei cantieri dove c'è un preposto, anche di una persona che è la persona incaricata di verificare che effettivamente quanto viene messo in campo, quanto viene previsto per prevedere insomma questi effetti sulla salute legati al caldo venga effettivamente applicato. E quindi se sono previste delle pause che effettivamente vengono fatte, se è previsto che i lavoratori non lavorino sul tetto senza maglietta e senza copricapo, seminudi, che non è tanto una questione legata al vedere, ma quanto una misura di prevenzione importante, no? Rispetto proprio all'azione del caldo e delle radiazioni solari sull'organismo umano, effettivamente siano rispettate. E quindi anche questo aspetto è un aspetto rilevante, insomma, rispetto proprio alla messa a disposizione di tutte le misure. Questo è quello che già esisteva, esiste e deve essere presente all'interno dell'azienda. Poi interviene l'ordinanza dicendo però comunque se io ho delle situazioni lavorative in questi contesti che sono quelli in cui se pensiamo all'agricoltura purtroppo anche tutti gli anni abbiamo dei morti in campo legati proprio a colpi di calore. Dice metto in atto tutte queste misure però se ho del lavoro non transitorio prolungato quindi sotto l'azione delle radiazioni solari al caldo eccetera bisogna che l'attività lavorativa si sospenda e ti do io un riferimento temporale che non è detto che rispetto alle valutazioni che vengono fatte possa essere allungato, anticipato, però su quella fascia temporale lì non puoi far lavorare le persone. Quindi la Regione, dottoressa Guglielmin, ha dato delle istruzioni anche proprio di orario lavorativo. 12:30-16 è un orario in cui è sconsigliato, anzi o meglio è vietato assolutamente lavorare per le aziende che hanno cantieri, per le aziende agricole, insomma per gli ortoflora vivaisti eccetera, insomma quindi tutti coloro che sarebbero esposti in maniera sicuramente problematica ai raggi del sole. Sì, questo nel caso in cui ci sia un'esposizione prolungata, quindi non transitoria.
e l'esposizione prolungata naturalmente va valutata un po' caso per caso. È evidente che se ho una decoibentazione di una copertura, una rimozione di una copertura in Eternit, è evidente che è un'attività lavorativa prolungata con esposizione dei lavori di rifacimento del tetto, eccetera. Dei lavori di raccolta sul campo, se non vengono adottate delle misure ulteriori di protezione dei lavoratori, sono lavorazioni che prevedono un'attività prolungata all'esterno, per le quali vige l'ordinanza di divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16. Ecco, abbiamo parlato di prevenzione, abbiamo parlato di rispetto di questa ordinanza regionale. Quali sono eventualmente le sanzioni per chi trasgredisce? Le sanzioni per chi trasgredisce sono quelle dell'articolo 650 del codice penale, che rappresenta l'inosservanza delle disposizioni dell'autorità, ma a queste si può associare la violazione della normativa specifica in materia di sicurezza del lavoro per la mancata valutazione del rischio, la mancata adozione delle misure necessarie in particolare, quindi è la mancata adozione delle misure che consentano di prevenire degli incidenti gravi a carico dei lavoratori. E quindi abbiamo da un lato proprio la violazione dell'ordinanza emessa col 650 codice penale, dall'altro la mancata adozione delle misure finalizzate a prevenire dei rischi gravi per i propri lavoratori. Quindi, parlando di codice penale, stiamo parlando di sanzioni decisamente severe. Sì, sono sanzioni, ovviamente, gran parte della violazione di normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro prevede delle sanzioni che sono delle contravvenzioni punite con l'arresto o con l'ammenda, e prevedono che nel caso in cui il datore di lavoro assolva poi agli obblighi previsti, che ci sia una chiusura del procedimento penale in ambito amministrativo con il pagamento di una sanzione che è una sanzione penale ma che si risolve in sede amministrativa. Un aspetto molto indagato in questi ultimi anni nei progetti anche sul work climate eccetera è proprio quella della rilevanza dell'adozione di misure che riducano l'impatto sulle persone del caldo umido, perché sostanzialmente quello che si sta registrando è che un aumento della frequenza degli infortuni in queste condizioni microclimatiche e climatiche esterne, legate proprio agli effetti che il caldo ha proprio sulla vigilanza, sull'attenzione, su questi aspetti proprio anche cognitivi, insomma, delle persone. Lo sentiamo anche noi rispetto al disagio che abbiamo anche nella nostra vita quotidiana, no? Siamo in conclusione del nostro programma. Prima di chiudere, chiediamo alla dottoressa Antonia Maria Guglielmin se si possono trovare sul sito della nostra azienda sanitaria ulteriori informazioni e si può approfondire eventualmente questa tematica. Sì, all'interno del sito della nostra azienda sono state pubblicate sia l'ordinanza sia le buone pratiche legate proprio alla prevenzione del rischio da colpo di calore, sia le istruzioni per datori di lavoro e per lavoratori legati alla prevenzione del rischio. Ricordo, non ci sono degli obblighi e dei doveri esclusivamente a carico dei datori di lavoro, ma ci sono anche delle norme che devono essere, norme nel senso di regole che devono essere rispettate anche dai lavoratori per la salvaguardia della propria salute, che sono proprio quelle di bere spesso, di coprirsi, di interrompere l'attività lavorativa se si ritiene che non si è nelle condizioni di poterle continuare, mangiare frutta e verdura e quant'altro, le trovate tutte comunque sul nostro sito. Quindi il consiglio è per tutti coloro che si trovano ad avere a che fare con questo grande caldo e quindi a lavorare in queste condizioni che ci ha appena descritto la dottoressa Antonia Maria Guglielmin, il consiglio, dicevamo, è quello di andare proprio sul sito dell'azienda sanitaria per conoscere più a fondo quali sono, insomma, le regole per affrontare queste situazioni di grande caldo negli ambienti di lavoro. Chiudiamo qui il nostro programma di oggi, ringraziamo la dottoressa Antonia Maria Guglielmin, che vi ricordo è direttrice dell'unità operativa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro della nostra azienda sanitaria. Grazie dottoressa Guglielmin per essere stata con noi. Grazie a voi e buongiorno a tutte e tutti. L'appuntamento con La Sanità Parla con Te, come sempre, è tutti lunedì alle 12.10 e in replica il giovedì alle 19.10. Avete ascoltato?
La Sanità Parla con te. Appuntamento con i professionisti dell'azienda USL di Ferrara.